Una razzia da 25.000 euro all'ufficio postale di Conegliano, si teme una talpa, non solo perché c'è stata in azione una banda del buco. 50.000 euro di bottino e danni ingenti alla struttura, tant'è che solo domani l'ufficio postale tornerà ad essere completamente operativo, con l'apertura di tutti e 8 gli sportelli. Oggi, dopo un'intera giornata di lavoro, ne è rimasta aperta la metà. Ed è caccia alla banda del buco che tra sabato notte e domenica ha assaltato le poste centrali di Conegliano, in via Cadorna. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa dai carabinieri. Quel che è certo è che o ci si trova di fronte ad una banda di ladri davvero professionisti, tanto bravi da essere riusciti a conoscere con precisione millimetrica la mappa dell'edificio, sfondando la parete nel punto esatto da consentire l'ingresso nell'ufficio della cassaforte, oppure, seconda ipotesi al vaglio, potrebbe esserci una talpa, qualcuno che in possesso di queste informazioni le abbia trasmesse ai ladri. Disattivata l'allarme, il comando è entrato dal retro dell'edificio, dove c'è il magazzino dei portalettere per la corrispondenza. Da qui i malviventi sono saliti per una scala interna, sfondando a piccole la parete del muro che porta all'ufficio dove è custodita la cassaforte. L'hanno aperta con un flessibile, come poi hanno svuotato le cassette dei vari sportelli. Durante le operazioni hanno anche svuotato tutti gli estintori, riempendo le stanze di polvere e schiuma, forse per impedire che le scintille del flessibile causassero un incendio. Alla fine hanno arraffato circa 50.000 euro e sono fuggiti. Nessuno si è accorto di alcunché fino al momento della riapertura degli uffici. Il personale ha lavorato per tutta la giornata per riuscire a riaprire gli sportelli, seppur parzialmente, questa mattina. Domani l'operatività delle poste tornerà completa. Le indagini sul colpo sono coordinate dai carabinieri di Conegliano. Si può pagare per avere tranquillità in una zona anche piuttosto centrale di Padova? È quello che è accaduto in Piazza De Gasperi e pare che insomma, autotassandosi con una vigilanza privata, le cose siano migliorate. La tranquillità, il quieto vivere costano 10 euro al mese. È il canone che centinaia tra residenti, aziende, studi professionali di ogni tipo, negozi e bar di Piazza De Gasperi versano di comune accordo a una ditta di vigilanza privata. Una guardia giurata gira di continuo tra i palazzoni dal mattino presto fino a notte fonda, in auto o a piedi. Controlla, domanda, chiede se serve l'intervento delle forze dell'ordine. È armata. E ora per tutti, residenti, lavoratori e soprattutto lavoratrici, dipendenti o in proprio di Piazza De Gasperi, la vita è cambiata in meglio. Sì, sicuramente sì. Cioè, se vuole sapere se il fatto che ci sia più controlli rendono la zona più vivibile, sì. Secondo me sì. Vedo meno movimenti... Sospetti? Sì, chiamiamoli sospetti o comunque di un certo tipo. Ecco. Dà una maggiore sensazione anche di sicurezza personale? Beh, direi di sì. Sì, sì, è tutto più semplice, più limpido. Aspetta. Penso che sia una cosa molto, molto valida. Magari pensarci prima? Sì, sì. Effettivamente serve il controllo diretto di qualcuno che abbia l'autorità di intervenire, insomma. Non ci sono più bivacchi, c'è meno movimento la sera e tutto quanto, è veramente è stata una cosa indovinata. Un servizio valido, non si notano più ciclisti galoppini con la droga, non ci sono più bivacchi e via dicendo, insomma. Mi pare che sia tutto più tranquillo di prima. È servita una paziente mediazione con gli amministratori di condominio, il comune e la questura, di cui si sono fatti carico alcuni residenti. Dopo anni di degrado, questo grande alveare abitativo e produttivo in pieno centro storico si sta rianimando. Soldi ben spesi a sto punto? Se questi sono i risultati, averne. Ci avessero pensato prima, e come, e come... Operazione Mediterranea, forse l'avete seguita, i 49 migranti salvati in mare. Nella missione ci sono in prima fila i veneziani Luca Casarini e Beppe Caccia. Somebody unconscious.
I 49 migranti a bordo della nave Mare Ionio della ONG Operazione Mediterranea, tra cui 12 minori, sono arrivati al largo di Lampedusa. Ma mentre il sindaco è disponibile allo sbarco, il Viminale da ieri ha annunciato la chiusura delle acque territoriali. I migranti sono stati salvati dalla ONG al largo della Libia. Si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a sud dell'isola per mettersi al riparo dal maltempo. Ma, ha dichiarato Luca Casarini, il capomissione, leader veneziano dei No Global, da lì non si possono muovere perché c'è il divieto di sbarco. Abbiamo contattato al telefono uno degli armatori, il veneziano Beppe Caccia. La nave si trova a circa mezzo miglio dalla riva, davanti al porto di Lampedusa, ed è circondata da 3 motovedette della Guardia di Finanza e una motovedetta della Guardia Costiera. Pochi minuti fa si è conclusa una ispezione a bordo della Guardia di Finanza, che ha rilasciato, come era ovvio che fosse per noi, un verbale che conclude con nulla da rilevare. Il ministro Salvini considera questa operazione di salvataggio favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e assicura: in Italia con il mio permesso non mettono piede. Per impedire a una nave con bandiera italiana di entrare in un porto italiano e di sbarcare dei naufraghi ci dovrebbe essere un decreto motivato del governo per ragioni di sicurezza nazionale. Ad oggi non c'è un solo atto scritto e chi impedisca un'attività che è un'attività conforme, in rigoroso rispetto, osservanza del diritto internazionale, del diritto del mare, si renderebbe di nuovo, come già avvenuto, mi pare di leggere sui giornali, nel caso della nave Diciotti, si renderebbe responsabile, lui sì, di un reato nei confronti di queste persone, di una gravissima violazione. Proprio restando sull'argomento, parliamo di Bagnoli, che come sapete aveva questa ex base militare che era diventato un hub in provincia di Padova, tra i più importanti in Italia per accoglienza, ora passa invece nelle mani del comune. Istantanea di una giornata importantissima per il comune di Bagnoli di Sopra. Ecco il momento della firma che sancisce il definitivo passaggio dell'ex base di San Siro nelle mani del comune. Certo, la base è definitivamente tutta del comune di Bagnoli ed è compito dell'amministrazione, ma dei cittadini del territorio, promuovere proprio questa attività di valorizzazione nostra, essere qualcosa appunto che parte dal basso, che abbiamo bisogno appunto di opportunità rigenerative, di valorizzazione e di promozione dei cittadini e di quello che i cittadini riescono a fare. La firma negli uffici dell'Agenzia del Demanio del Veneto di Mestre. L'ex base NATO diventerà un luogo di rilancio per il territorio della Bassa Padovana, un progetto già pensato 3 anni fa e bruscamente interrotto dall'emergenza migranti con la creazione del grande hub provinciale, dove in pochi mesi arrivarono centinaia e centinaia di profughi, in numero ben maggiore rispetto alla reale capienza e su cui pesa ancora una vicenda giudiziaria. Ora gli ultimi adempimenti tecnici, poi la base entrerà definitivamente nel patrimonio comunale e si penserà al suo futuro: una piscina, impianti sportivi, spazi di incontro per la cittadinanza, alloggi per i turisti. Questi i piani dell'amministrazione per i 5 ettari dell'area di San Siro. Dopo anni di richieste abbiamo acquisito finalmente l'intera area, l'area dove era destinata ad hub provinciale, che chiuso definitivamente una vicenda dove lo Stato, l'ingerenza statale, ha segnato le sorti di un territorio. In una tragedia in Algeria è morto il papà del ministro Erika Stefani, ne parliamo subito dopo la pausa.